Ciao ragazzi e ragazze, ebbene ho mantenuto la promessa, sono qui con Vergola che mi sta mangiando tutte le mani. Sì, ciao. Allora, video di oggi mi sono fatta una pippa mentale incredibile sulla creatività dopo aver ascoltato un pezzo, una canzone del disco Confessions on a Dance Floor di Madonna. Il disco è del 2005, è un disco sicuramente che ha fatto la storia della musica dance, specialmente chiaramente la musica dance dei primi anni 2000, diciamo degli anni zero. È un disco che onestamente ritengo assolutamente un disco validissimo e che è stato insomma, recepito come un disco validissimo anche dalla critica, dai risultati che ha ottenuto a parte i premi, concerti, copie vendute, premi, eccetera, eccetera. Grandi hit, grandi remix e quant'altro. Quello che, intanto mi sto abituando anche alla nuova scrivania, alle nuove luci, quello che mi risulta un po' così, un po' curioso, è che questo disco, che per me è un capolavoro di Madonna, è un disco fantastico, è un'opinione totalmente a titolo personale, è un disco che rispetto ad altri dischi di Madonna, o in generale altri dischi di altri artisti, se questi paragoni si possono fare, non ha ricevuto lato critica quelle accolades, no? Tra l'altro qua dentro rimbomba, quindi dovrò spostarmi. Quei giudizi, ecco, da parte della critica e da parte forse anche del pubblico, che l'ha reso un disco fantastico e non solo molto bello, quindi diciamo over the top, no? Oltre quella linea di demarcazione delle cose belle e delle cose invece fuori dal comune, fuori dal normale, fuori dall'ordinario e che superano, no, le aspettative. Da un lato qualcuno potrebbe dire, beh, del resto da Madonna ci si aspetta molto e quindi probabilmente tenuto conto del fatto che ci si aspetta molto, chiaramente si considera, mi dà molto fastidio questo rimbombo, scusate, chiaramente si considera che tutti quegli artisti, no, che hanno una barra molto alta delle loro performance devono poi rispondere a quella barra molto alta. La cosa che mi fa riflettere però è che è molto banale dire questo, è molto semplice considerare questo punto di vista. Realmente però, se noi pensiamo a un altro lato della medaglia, un'altra faccia della medaglia, purtroppo questo significa anche che tanta arte prodotta non viene riconosciuta come tale livello perché ci siamo abituati, perché in un certo senso abbiamo appiattito le nostre aspettative nei confronti di un artista. E questo secondo me è molto brutto, scusate che... Ok. È molto brutto e onestamente davvero mi fa pensare che forse alla fine possono vincere in certe circostanze i mediocri, no? Che è meglio il one hit wonder e non quello che si continua a confermare nella storia. Chiaramente poi ovviamente i cachet rispondono anche di conseguenza, per fortuna, no? Però credo che questo sia un tema davvero di creatività e di un tema artistico. Da un lato la percezione esterna. Noi continuiamo a considerare questi contenuti prodotti da artisti che siamo di alta qualità, come di altissima qualità, come quasi la prima volta che ci hanno stupito, o ci abituiamo? Siamo capaci di continuare a sorprenderci? Dall'altro, come vive l'artista, chi fa contenuto, il creativo, no, pratico, questa cosa? Io non me la sono mai posta questo problema e non vivo nel mio piccolo la necessità di dover sempre mantenere uno standard, perché mi piace quello che faccio e non mi pongo delle logiche forse eccessivamente commerciali, no? E controllate. Probabilmente mi potrà accadere. Mi rendo conto che però è una cosa che a tanti potrebbe succedere. Qualcuno cede alle lusinghe della commerciabilità.
E qualcuno non vede, voi pensate come potrebbe essere che qualcuno non vede il proprio lavoro così strutturato, così studiato, risponda, la risposta del pubblico, a parte che viene molto apprezzato, come davvero una chicca, un qualcosa di non solo a livello, ma che conferma e quindi viene recepito come non un'abitudine, ma nonostante sia una conferma, perché c'era già un track record, un ah ok, allora su di te non ci eravamo sbagliati, non lo so. Lato creatività, voglio fare un altro video, magari cercherò di farlo domani, se avrò un attimo di tempo, penso, spero di sì, anche se domani dovremmo parlare di Clubhouse, ma vabbè, vediamo, magari lo faccio giovedì, e vorrei farlo, ma non vi dico su cosa, non ve lo dico, lo facciamo sulla moltitudine, però vi lascio questa riflessione. Come la vedete voi da magari artisti, come la vedete voi da consumatori di contenuto artistico o contenuto di valore in generale? Fatemi sapere cosa ne pensate. Io penso che dovremmo dire di più, oltre che quando le cose non ci piacciono, quando le cose ci piacciono. Voi che ne pensate? Magari potremmo aiutare anche i singoli creatori, no? Un pochino di più. Perché a volte anche loro, anche noi, nel mio piccolo, abbiamo bisogno di un feedback, di una spinta positiva, di un reinforcement da un certo punto di vista esterno, anche quando le cose ce le si aspettava. Voi che dite? Stop whining.